Le teorie tipologiche della personalità rappresentano alcuni dei primi tentativi di categorizzare sistematicamente le differenze individuali del temperamento nel comportamento umano. Queste teorie cercano di classificare le persone in tipi distinti basandosi su caratteristiche specifiche. Una delle prime teorie tipologiche risale all'antica Grecia con la teoria dei quattro umori di Ippocrate, successivamente elaborata da Galeno. Questa teoria associava quattro fluidi corporei, quindi sangue, flemma, bile gialla e bile nera, a quattro temperamenti fondamentali: sanguigno, quindi ottimista ed estroverso, flemmatico, calmo e apatico, collerico, quindi irritabile e impulsivo, e melanconico, quindi triste e introverso. Si credeva che lo squilibrio di questi umori fosse responsabile non solo delle differenze di personalità, ma anche delle malattie. L'idea che l'aspetto fisico potesse rivelare tratti della personalità ha dato origine a diverse teorie tipologiche. Ernst Kretschmer, agli inizi del XX secolo, propose una teoria che collegava la struttura corporea a specifici tipi di personalità e predisposizioni psichiatriche. Identificò tre tipi principali: il tipo astenico, cioè magro e alto, associato alla schizofrenia, il tipo picnico, basso e rotondo, associato alla psicosi maniaco-depressiva, e il tipo atletico, muscoloso, associato all'epilessia. Sebbene queste associazioni siano state ampiamente screditate, l'idea che l'aspetto fisico possa influenzare la personalità attraverso le interazioni sociali e l'autopercezione rimane un'area di interesse nella psicologia moderna. Un contributo significativo alle teorie tipologiche venne da Carl Jung, con la sua distinzione tra estroversi e introversi. Jung propose che le persone potessero essere categorizzate in base alla loro tendenza a focalizzare l'attenzione e l'energia verso il mondo esterno, quindi estroversi, o verso il mondo interiore dei pensieri e delle emozioni, introversi. Gli estroversi tendono a essere socievoli, energici e orientati all'azione, mentre gli introversi sono più riflessivi, riservati e orientati al pensiero interiore. Questa distinzione ha avuto un impatto duraturo sulla psicologia della personalità e ha influenzato lo sviluppo di test di personalità ampiamente utilizzati come il Myers-Briggs Type Indicator. Nonostante le loro limitazioni, le teorie tipologiche hanno contribuito significativamente allo sviluppo della psicologia della personalità. Hanno fornito un quadro iniziale per comprendere le differenze individuali e hanno stimolato la ricerca sui tratti della personalità. Tuttavia, la psicologia moderna riconosce che la personalità è molto più complessa e sfumata di quanto suggerito da queste categorie rigide. Le critiche principali alle teorie tipologiche includono la loro tendenza a sovraesemplificare la complessità della personalità umana, la mancanza di fondamento empirico per molte delle loro affermazioni e la difficoltà di classificare molti individui in categorie nette e distinte. La ricerca contemporanea sulla personalità tende a favorire approcci dimensionali che vedono i tratti della personalità come continui piuttosto che come categorie discrete. Nonostante ciò, alcuni concetti derivati dalle teorie tipologiche, come la distinzione tra introversione ed estroversione, continuano a essere rilevanti nella psicologia moderna. Questi concetti sono stati rielaborati e integrati in teorie più sofisticate ed empiricamente fondate, come il modello dei Big Five della personalità.